Oggi vi riparlo per il terzo anno consecutivo dei prodotti che utilizzo io contro peronospora, oidio e cimici e scottature ci metto pure, guardate perché l'ho utilizzato veramente a lungo, quindi ve ne posso parlare con una certa cognizione di causa. Come dicevo, questo è il terzo anno che li utilizzo e io ho abbattuto di parecchio sia l'incidenza della peronospora, dell'oidio, addirittura sono arrivato a curare l'oidio con questi prodotti qui e ovviamente per le cimici. Ora vi spiego un attimino, ma velocemente, non vi parlo dei singoli prodotti perché ne ho già parlato in altri video, vi lascio qui i link di dove andare ad approfondire, altrimenti si allunga troppo il video e non mi va. Quindi vi parlo soltanto, sono tutti prodotti naturali, assolutamente naturali. Quindi abbiamo il tannino di castagno, la bentonite e qui abbiamo, lo tengo nel sacchetto perché si è rotto, il caolino. Ora in questo caso sono tutti marchiati BioKey, ma non è sponsorizzato da BioKey questo video. Li ho acquistati negli anni, di nuovo di questa marca, prima perché mi sono trovato bene e poi perché sono quelli che costano di meno. Ma se voi trovate a meno di altre marche, vanno benissimo ugualmente, quindi non guardate la marca su questo video qui. Brevemente le dosi per 10 litri di acqua. Questo che facciamo è un preparato da irrorare con la pompa sulle foglie di tutti gli ortaggi che abbiamo nell'orto, tutti, dalle patate, peperoni, pomodori, melanzane, tutto ciò che abbiamo nell'orto. Ecco, solo l'insalata, la lattuga, lascerei da parte. Tutto il resto lo possiamo irrorare tranquillamente con questi prodotti perché non li facciamo assolutamente male, anche se ci sono i fiori delle piante, ad esempio i pomodori in fiore adesso, lo faccio in orari serali, ecco questa attenzione, fatelo sempre in orario serale, i fiori sono leggermente più chiusi e comunque non sono controindicati questi prodotti per l'impollinazione, non fanno male agli insetti impollinatori e non ci sono problemi di sorta su nessuna pianta. Io ve lo dico perché appunto con queste dosi non ci sono problemi. Poi il consiglio che vi do sempre è quello di provare magari su 4-5 piante miste, aspettare 24 ore e poi vedere se non ci sono problemi, continuare, ma io sulle mie questo lavoro non lo faccio più perché so che funziona. Mi raccomando, orario serale. Se piove il giorno dopo bisogna ridarlo. Se non piove, ogni 10 giorni possiamo fare il trattamento. Quindi iniziamo dall'estratto di castagno. 3 grammi litro o 10 litri d'acqua circa, quindi darò un 30-35 grammi. Lo smuovo solo un po'. Una confezione così costa qualche soldo, vi lascio subito in descrizione quanto costa, però vi dura anni, eh. Abbiamo detto 30 grammi. Questo lo metto per primo perché bisogna miscelarlo bene. Smuoviamo un po', lui va sul fondo, ma poi piano piano. Questo è un corroborante, fa molto bene alle piante, fa anche da adesivante, per i prodotti che metteremo dopo. Bentonite 4 grammi litro, quindi circa 40 grammi. Va benissimo così, miscelliamo anche questo. È più a dire che a fare. Adesso è il turno del caolino. Per il caolino occorrono 40 grammi litro, quindi circa 400 grammi. Dopo finiremo la miscelazione fatta bene dentro la pompa, vi faccio vedere come si fa. Ora, se si sbaglia di qualche grammo non succede nulla. Viene fuori una soluzione ancora abbastanza liquida, però poi bisogna finire di miscelarla nella pompa. Adesso vi mostro come si fa. Dentro sono già circa 9 litri di acqua. Diciamo che se non si deve fare il video, questo è un lavoro di 5 minuti, eh. Ora io mi allungo un po', parlo, ma in realtà è un lavoro abbastanza veloce. Una volta fatto questo, si accende la pompa, si infila semplicemente la pompa all'interno e si fa andare, si miscela. Vi faccio vedere dentro com'è. Ora è importante non perdere tempo, altrimenti il caolino si deposita sul fondo
e poi non viene bene l'operazione, perché alcune parti vengono bianche, che è giusto che sia così, ed altre no. La pianta intendo, le piante si devono imbiancare. Siamo pronti, andiamo a fare il lavoro. Ho iniziato a irrorarlo soltanto per farvi vedere un attimino come funziona e come rimangono le foglie. Ora queste sono bagnate, lo posso fare, sono in tarda serata perché il sole non c'è ovviamente, se no non si può fare. Questa patina bianca qui che vedete, vedete questa? Ecco, questa nel giro di una notte si asciugherà e manterrà lontana l'umidità. Se non c'è umidità è difficile che l'oidio possa prendere piede e anche la peronospora sulle melanzane. Quindi iniziamo a fare le melanzane, vedete? Il mais lo lascio, questa foglia grande di zucchina la faccio, questa pure, vedete come rimane? Adesso, come vi dicevo, si asciugherà durante la notte e sarà protetta dall'oidio. Andiamo a vedere proprio il tipo di trattamento da fare, è abbastanza veloce. Lì ho i fiori di zucchina, cerco di non andarci ovviamente addosso, ma sono chiusi, quindi all'interno io danni non ne posso fare. Basta irrorare soltanto le foglie. Si possono fare anche le patate ovviamente, però siccome ho poco prodotto preferisco fare i pomodori questa sera, le patate ci torno. Allora, ci spostiamo sulle melanzane. Anche queste sono soggette alla peronospora. Sono melanzane bellissime, stanno venendo fuori con una certa vigoria. Ah, qui abbiamo anche dei pomodori, non so per dove metterli, messi qui, quindi vi faccio vedere sia uno che l'altro. Qui abbiamo meloni e angurie e probabilmente cetrioli, quindi va bene su tutto. Se vi sono insetti e parassiti, questo trisiprodotti non ha alcun effetto su di loro, quindi bisogna poi passare a un altro prodotto. Andiamo sui pomodori ci andiamo decisi, senza pietà, La peronospora comincia il suo percorso dal basso, sulle foglie in basso, quindi se non fate una pulizia dei primi 15 cm del tronco, c'è il rischio che le foglie in basso saranno le prime ad ammalarsi di peronospora. Quindi se ce ne sono, cominciate dal basso. Allora, vi dicevo, sui fiori non ci sono problemi, se va sui fiori. Io non insisto sul fiore, però, per ovvi motivi, ma se ci va qualche goccia non succede nulla. Quando le foglie diventeranno tutte bianche, perché si sarà asciugato il prodotto, a quel punto comincia la protezione contro le cimici, perché le cimici non vedranno il verde delle foglie, le vedranno molto più biancastre, non saranno attirate dai pomodori, difficilmente ci arriveranno. Io 3 anni fa, ad agosto, buttai via tutta la produzione perché non avevo fatto alcun trattamento e le cimici, insomma, avevano preso sopravvento. Come ho iniziato a usare questi prodotti, io ne ho trovate veramente poche a fine stagione. Ecco, l'unica cosa negativa di questo trattamento è che bisogna farlo ogni 10 giorni, quindi è un impegno, un lavoro, però d'altronde è tutto naturale e i vantaggi sono innegabili. Ok, vado avanti, il lavoro da fare è molto, chiudo qui il video. Questa è una buona alternativa alla poltiglia bordolese, ha dei vantaggi innegabili, costa di più. È vero, costa molto di più, però vi protegge anche i frutti dalle scottature, perché quando i pomodori sono irrorati con questa sostanza hanno una patina bianca sopra, sono protetti sia dalle cimici, perché il tannino di castagno rilascia un gusto amaro che loro non amano, e poi la patina bianca abbassa la temperatura interna dei raggi del sole. Quindi è vero, costa di più, però vi assicuro che la differenza è notevole. Poi ognuno può utilizzare ciò che più gli aggrada. Sono passati 5 giorni da quando ho fatto il primo trattamento. Ecco, questo è il risultato che si vede, vedete le foglie. Queste invece sono le foglie nuove che sono venute su e quindi non hanno beneficiato del trattamento,
all'interno ce ne sono ancora, però ecco, questo è quello che volevo farvi vedere. È una polverina che ormai si è solidificata sopra la foglia e se piove poco, stasera danno pioggia, resiste anche alle piccole piogge. Se è un diluvio ovviamente non basta, bisogna ridarlo. Ho messo anche un po' sulle fragole, mi era avanzato. Sui pomodori viene fuori così. Ecco qua, discorso di prima, foglie nuove non c'è, foglie di 5 giorni fa, queste invece ne hanno beneficiato. Fa molto caldo, superiamo i 30 gradi, è un periodo un po' così. Allora, vediamo un po', tutti i pomodori, eccoli qua, vedete? Restano così, restano chiari. Vi faccio vedere anche un frutto, abbiamo questi datterini che sono uno spettacolo, anche questi sono stati imbrattati con il trisse di prodotti e non gli fa assolutamente male, anzi li protegge sia dalle scottature solari che dall'attacco delle cimici. Ora cimici ancora non ne ho viste, però andiamo in prevenzione, cerchiamo di preservare quello che abbiamo. So di molti di voi o mi state scrivendo che da un giorno all'altro il peronospora vi ha mangiato di tutto, quindi a me dispiace molto. Ad esempio, quello che dite voi, a me mi è successo con le patate quest'anno è un anno a dimenticare, infatti le toglierò e ad agosto lì farò una coltivazione nuova che è una sorpresa ed è nuova anche per me, ve ne parlerò più avanti. Ecco qui, vedete, qui abbiamo cetrioli, zucchine, meloni, ho dato a tutto, io praticamente soltanto alle lattughe non l'ho fatto, ma per il resto tutto ciò che vedete o tutto ciò che ho nell'orto, e anche il mais ovviamente non ho toccato, ma per il resto questa è una foglia molto vecchia e non è assolutamente colpita, almeno per adesso, dall'oidio. Poi se ce n'è qualcuna, ho pazienza, si toglierà, ma giusto per farvi vedere che il trattamento funziona. Questo è il terzo anno, se non erro, che lo uso e mi sono sempre trovato molto molto bene. Poi se ci sono annate particolari, particolarmente aggressive, poi lì non possiamo farci nulla, pazienza. Però io ho visto che questo trattamento mi ha salvato per 2 anni consecutivi, spero anche in quest'anno qua. Bene, è tutto per questo video. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con qualche vostro amico se ha l'orto e se ha qualche problema. Dunque, i 3 prodotti messi insieme costano circa 40-45 euro, ma durano almeno 2 anni per un uso normale, un orto domestico. Quindi alla fine sono 20-25 euro all'anno. Penso che sia una spesa più che fattibile, alla portata un po' di tutti, per dare almeno una chance in più alle piante di non ammalarsi. Vi auguro una buona giornata.